Articolo quanto iscritto al punto numero 19, emendamento in sede conferenza Stato-Regione dell'articolo 7 DDL riorganizzazione dell'amministrazione pubblica, presentato Galletti, Giannelli, Quartini. Chi illustra, consiglieri? Giannarelli. Allora, illustra Galletti, Giannarelli era il presentatore. Grazie colleghi e colleghe. Allora, noi abbiamo presentato questa proposta, cioè noi chiediamo che il governatore e la giunta si facciano propositori in sede di conferenza Stato-Regioni di un emendamento, o meglio di alcune modifiche da fare all'articolo 7 del disegno di legge Madia. Sono state presentate alcune problematiche da parte del sindacato maggiormente rappresentativo del Corpo dei Forestali dello Stato. Riguardo quel contenuto di questo articolo, specialmente la parte che è stata rinnovata, ulteriormente emendata al 14 luglio. Praticamente il Corpo Forestale dello Stato, i suoi esponenti non sono contrari al loro accorpamento all'interno di un'altra forza di polizia statale. Ne convengono e comprendono le ragioni di una maggiore razionalizzazione delle forze. Quello che a loro avviso non è funzionale agli scopi, alle funzioni del Corpo Forestale è quello dell'accorpamento ai Carabinieri, che a quanto risulta, a quanto pare, che sia stato votato in Commissione Affari Costituzionali. Successivamente non solo l'accorpamento ai Carabinieri non sembra idoneo a quella che è la funzionalità, l'operatività del Corpo Forestale, e non ci dimentichiamo che sono loro che tutelano tutte quelle che sono le problematiche a livello di ambiente, quando c'è un problema di discariche abusive, e rifiuti o problematiche riguardo l'inquinamento ambientale, è il Corpo Forestale che interviene in questi casi, come anche la Polizia Provinciale. Quindi ha un ruolo fondamentale, perché si è visto anche dal rapporto con le ecomafie che sono aumentati a dismisura i reati ambientali nel 2014. Loro quello che chiedono, quindi di non essere accorpati ai Carabinieri, è per una questione di funzionalità, di effettività del loro lavoro. Noi chiediamo che la Regione si faccia promotrice nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni del cambiamento di questo emendamento. Loro chiedono di essere messi sotto la Polizia di Stato. A secondo loro sarebbe praticamente più funzionale a quello che è il loro lavoro. Quindi, come ri ripeto, loro non sono contrari all'accorpamento, ma contrari all'accorpamento nell'ambito dell'Arma dei Carabinieri. Pensiamo anche che l'Arma dei Carabinieri, ad esempio, è un corpo militare, i forestali invece sono un corpo civile, come ad esempio la Polizia di Stato. Successivamente quello che chiedono appunto è che non ci sia lo smembramento. Sempre in sede di Commissione Affari Costituzionali è stato previsto, o meglio, è stato ipotizzato, che possa essere smembrato il corpo, quindi che alcuni settori possono andare sotto Guardia di Finanza o Vigili del Fuoco. In base anche a quelle che sono le funzioni della forestale, soprattutto quella che è l'attività internazionale, che coinvolge ad esempio il protocollo CITES, che coinvolge anche le Nazioni Unite, quindi molti altri enti a livello internazionale, anche questo non sarebbe funzionale, cioè non sarebbe possibile rispettare con lo smembramento del corpo dei forestali tutte le funzioni che vengono svolte anche con attività internazionali. Quindi loro chiedono appunto, a parte il passaggio sotto un corpo più appropriato, che non venga smembrato in nuclei differenti e in corpi differenti. Quindi noi chiediamo che la Regione Toscana si faccia promotrice di questo. Grazie. Grazie, consigliera Galletti. Ci sono interventi? Allora, dichiarazione di voto? Presidente Marras. Diciamo che quello che dicono i sindacati dei forestali era a tutti noto. È ora più chiaro quello che pensa anche il Movimento 5 Stelle, che si associa in maniera speculare alla posizione del sindacati del Corpo Forestale dello Stato. Noi invece auspichiamo che questo sia il primo passo di una profonda razionalizzazione dei corpi di polizia dello Stato e che si proceda senza più timidezze alla riforma dei corpi della politica, e quindi noi sosteniamo quello che sta facendo il governo e il Parlamento e quindi dichiariamo il voto contrario a questa mozione. Grazie Presidente, ci sono altre dichiarazioni di voto? Allora metto in votazione
Quanto è scritto al punto 19 dell'ordine del giorno, la mozione presentata da Galletti, Giannelli, Quartini, emendamento in sede conferenza Stato-Regione, articolo 7 DDL, riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Favorevoli? Non ho capito il consigliere Casucci, se si grattava o se votava. Vota? Ah, no, ok. Allora, quindi avete registrato il voto favorevole. Contrari? Astenuti? La mozione è respinta.